processo alchemico interveniamo. In this alchemical process we intervene. Per guidarvi. To guide you. Per quello che siete. For what you are. Per quello che state compiendo. For what you're doing. Costantemente nel qui e ora. Constantly in here and now. Più andrete avanti, more you will go forwards. Vi renderete conto che siete la vostra unica scelta. You will take notice that you are your only choice. Allora vi chiederete come mi relaziono con me stesso in questo preciso istante. So then you will ask yourself how is my relation in this particular instant. Staccatevi sempre dal chiedervi perché. Detach yourself always of the wanting to know why. Ma se sentite che è giusto una cosa, but if you feel something is just, se è giusto vivere una situazione in una certa maniera, if it is just to live a situation in a certain way, quello è. That's it. Vi sottolineiamo queste ultime parole. We want to point out these last words. Semplicemente per amplificare il vostro stato di fiducia verso voi stessi. To amplify your state of confidence within yourself. La cosa importante, the important thing, è che voi create un ambiente di unione in voi, is that you are creating a a place in yourself. Amore, pace, gioia e gratitudine. Love, peace and gratitude. Quello che è importante, what is important, è non tradire mai il proprio essere. Is to tradire in inglese. È proteggere, mettiamola così, custodire. Is to not betray your inner being. Ricordatevi sempre. Always remember. E sottolineo anche se l'ho detto a ciascuno di voi, even if I said it to each one of you, che tutto ciò che è fuori, that everything that is outside, è perfettamente quello che è dentro di voi, is perfectly exactly the same inside of you. Quello che è dentro di voi, what is inside of you, manifestato all'esterno, you manifest outside. Quindi quale migliore occasione per ringraziare tutto ciò che è? So what a better occasion to thank? Basta che ringraziate voi stessi. You just need to thank yourself. E ringraziate il mondo che vi circonda. And to thank the world that is surrounding you. E tutto fluisce. And everything will be fluid. Siete come un agglomerato di memorie, un insieme di memorie. You are like an agglomeration of memories. Che continuate a vivere e riproporre costantemente nel qui e ora. That you live and live again in the here and now. Solo colui che è pronto, only the one who is ready, inizia a dire, can start to say, a se stesso, to himself, ma io voglio essere sempre una memoria. But do I want to be really always a memory? O voglio essere in uno stato di piena consapevolezza di scelta nel qui e ora. Or do I want to be a complete and autonomous free will choice in the here and now? Chi voglio essere dunque io adesso? So who do I want to be here now? L'importante è fluire in se stessi. What is important is to be fluid in yourself. Vi daremo qualche ricettina. Now we're going to give you some recipes. Per proseguire e andare avanti nel vostro cammino. To proceed and go forwards on your journey. L'importante è essere diversi da quello che si è sempre stati. What is important is to be different than what you have always been. Proprio per uscire fuori da meccanismi di abitudini. In a way to get out of the mechanics of the habits. Questa mente così radicata, this mind so rooted, verrà alchemizzata, will be alchemized, si sgretoleranno, si disferranno tutti i dubbi, all the doubts will dissolve, non ci sarà più bisogno di sapere perché,
there will be no need to know why. Ma se si segue l'intuito, but if you follow your intuition, quello è la vera via per trovare il vero stato. That is the true way to find the true self. L'intuito è ben diverso dall'istinto animalesco. Intuition is way different than the animal instinct. L'intuito è perfetto scorrere. Intuition is perfection of the flowing. È in piena unione. It's in full union. Con l'ambiente interiore e l'ambiente esteriore. With your inner self and the outer self. Non conosce separazione. It doesn't know any separation. Mentre la mente. Instead, the mind. E parlo della mente alterata. And I'm talking of the alterated mind. Crea separazione. Creates separation. Si dimentica di chi è realmente l'essere. It forgets who is and what is really the being. Pensate dunque durante questi 21 giorni. So think about during these 21 days. Chieda a ciascuno di voi, cari partecipanti. Ask now to each one of you, dear participants. Avete mica vissuto immagini di cibo? Did you leave some visions or images of food? Voglio sentire le risposte. I want to hear the answers. Come rapportarsi con queste immagini? How to approach yourself with these images? Proprio perché non voglio più essere nella tortura. Because I don't want to be anymore in tortures. Siamo giunti quasi al termine di questi 21 giorni. We are nearly now at the end of these 21 days. Ma la vita continua. But life continues. Ecco dunque this che siamo giunti stasera. That we are now here tonight. Per dirvi come potete approcciarvi con queste immagini. To say to you how you can approach yourself with this vision image. Immagini che sono vive nel vostro essere. Images that are living in your being. Immagini che appartengono al vostro, alla vostra storia. Images that belong to your own story. Beh, dunque, non potete semplicemente dire vattene via. You just can't only simply say go, go away. Questa arriverebbe di nuovo. This would come back again. E sapete perché? And you know why? Perché è proprio parte di voi stessi. Because it's part of you. È come dire non mi voglio amare. It's like if you're saying I don't want to love me. Non voglio amare quello che io sono stato fino ad oggi. I don't want to love what I've been up to today. Allora se voi ricevete questa immagine. So if you receive this image. Potete parlare a questa immagine. You can talk to this image. Ovviamente la piena gratitudine è cosa saggia. Of course, full gratefulness is wise. Potete irradiarla di luce. You can surround it with light. La potete visualizzare proprio dentro una bolla di energia bianca pura. And you can see inside a white sphere of light. Prendete questa sfera e portatela nel chakra del cuore. Take this sphere and bring it to your heart chakra. E chissà cosa succederà. And who knows what will happen. Solo sperimentando e provando potete toccare con mano. Only experimenting and touching with your hands you can really know. Altra situazione di cui ha parlato il nostro caro compagno Peter. Other situation that was talking our friend Peter. Lui stesso vi ha annunciato, io non decido più chi essere domani. He announced, I don't know who I will be tomorrow. Non potete sapere chi sarete domani. You can't know what you will be tomorrow. La sazietà è nel qui e ora. The fullness is here and now.
Non conosce il dopo e non conosce il prima. It doesn't know the after, it doesn't know the before. Perché il tempo non è una linea come voi la conoscete. Because time is not a line like you have used to know. Il tempo è un fluire nel qui e ora. The time is flowing in the here and now. Sono solo memorie che si ripropongono nel qui e ora. They are only memories that come back here and now. Il proiettare, ok, e allora fra due giorni io inizio un processo. To have a projection, like, oh, in two days I'm going to start the process. Oppure chissà, ma io fra una settimana ho un matrimonio. Or maybe like in a week I will have a wedding. Sono solo strutture. These are only structures. Che avete impiantato in voi. That you have eradicated in you. Siete pieni di un vivere carico di date. You are full of data. Ma non sapete che voi vivete in una sostanza particolare. But you don't know that you are living in a special substance. Potreste rovesciarvi nel qui e ora in un altro vivere. You could just change completely upside down your life. E questa agenda carica di date si sgretolerebbe subito. And all these data would dissolve. Dunque, miei cari, so, my dear friends, soprattutto chi vuole rimanere in prana, and most the ones that want to stay at prana, è portato a stare nel qui e ora. You are pushed to stay in the here and now. A viversi in piena gioia al momento. To live yourself in pure joy in the instant. Amando se stesso. Loving yourself. E respirando a pieni polmoni. And to breathe with your full lungs. Con tutto il proprio essere. With all your being. Qualora io mi sedessi a tavola. If I would sit down at the table. E mi viene offerto un piatto qualunque. And some offering would be brought to me, any kind. Come io mi posso approcciare con questo piatto? È un punto interrogativo. How can I approach myself to this plate? This is an interrogation. Dipende da come vi sentite in quell'istante. It depends how you feel in that instant. Se siete in pace con voi stessi, potete rimanere lì e osservarlo e contemplarlo. If you are in peace with yourself, you can just observe and contempt. E se vi sentite sazi così? If you feel fullness like that? Benvenga. Siete liberi. You're free, why not? Se invece vi prende un carico di sofferenza, instead if you feel suffering coming, provate a nutrirvi di quel piatto. Try to feed on this plate, on this dish. In una maniera completamente differente da come vi siete approcciati al cibo solido. In a way different that you always approach yourself to solid food. Pensate solo a che cosa si crea a livello alchemico quando comunque un pezzetto di cibo solido entra in bocca. Just think about the alchemical process that happens when you put one piece in your mouth. Un qualcosa che ha caratterizzato la maggior parte degli esseri umani è la distrazione. Something that is a characteristic of human beings is distraction. Siete sempre stati come degli automi. You always have been like automats. La musica della gestualità, the music of gestuality, della vostra azione, of your action, è pari alla vostra presenza, is equal to your presence. Se io sono eleganza dentro, if I am beauty inside, qualunque gesto io possa compiere diventa eleganza, danza. Any movements I will do with my body is also beautiness. Allora provate a prendere questo pezzettino di cibo e trasformate questo atto in sessualità sacra. So take this piece of food and transmute it in sexual
sacred. Amatevi in quell'istante. Love yourself in that instant. Unitevi a questo cibo. Unite with that food. Perché quel cibo ha scelto di entrare in voi. Because that food chose also to get in you. Come voi avete scelto di rapportarvi con questo cibo. As you have chosen to have a connection with that food. E create una perfetta e sincronica unione. And you create a perfect and synchronicity of the union. Ecco dunque che non serve sapere perché mi devo relazionare con questa materia. This is why you don't need to know why you need a relation with that kind of food. Ma è importante chi voi siete in quell'istante. But what is important is who you are in that instant. Pensate solo all'atto di presenza. Just think about the act of presence. Anche mentre lo masticate, lo assaporate. Even when you masticate it, when you take the flavors of it. Le varie particelle si uniscono. All the particles are getting union with yourself. In quell'istante si crea un'alchimia perfetta. In that instant, perfect alchemy is created. Con questa danza, with that dancing, vi basta meno quantità. You will need much less. Perché c'è più qualità. Because there's more quality. E andando avanti così, and so going forwards like that, trovereste la sazietà con semplicità e spontaneità e naturalità. You will find fullness spontaneously, naturally and easily. Ecco dunque, se io sono sempre stato un robot. Quindi se io sono sempre so if I always was a robot. Sono sempre stato di corsa. I was always running. Non ho mai prestato attenzione. I never took attention. Ho sempre dovuto colmare dei vuoti. I always had to fill emptiness. Adesso rallento. Now I slow down. Mi amo. I love myself. E vivo la mia presenza. And I live my own presence. Così è per tutta la quotidianità. And like that is for all my quotidianity. Abbiamo iniziato con questa canalizzazione parlando del cibo. We started this channeling talking about food. Ma quello che vi chiediamo è: but what we are asking you is, cos'è più importante? What is more important? Lo stato di pace? State of peacefulness? O il pensiero che voi non siete? Or the thought that you are not? Sono stato chiaro? Forse no. È importante. It's important. Chi scegliete di essere nel qui e ora? Who you are going to manifest in the here and now? O vivere l'illusione di non essere niente. O di vivere l'illusione di non essere. To live the illusion of the non-existence. Riuscite a comprendere? Do you manage to understand? Io no. È importante la presenza che voi mettete in ogni istante. It's important the presence that you put in each instant. Perché altrimenti vivete nell'illusione del non essere. Because otherwise you live in the illusion of the non-being. Entrate in un vortice neanche ve lo immaginate. You enter a vortex that you don't even know about it. Di credenze particolari. Of a certain and special belief system. Non mi basto mai.
I am not enough for myself. Non vado mai mai bene in niente. I'm not good enough in nothing. Ecco perché siete sempre in guerriglia. This is why you are always in lotte. In the fighting. Dovete cambiare continuamente l'esterno. You always need to change the external. E vivete nell'illusione. And so you live in the illusion. Che voi siete differenti da quell'esterno. That you are different of that external outside. Ecco lo stato di presenza e l'illusione del non essere. That's the state of presence and the illusion of the non-being. Quindi fermatevi. So, give a break to yourself. E sappiate scegliere chi essere nel qui e ora. And learn what you want to manifest in the here and now, who you want to be. L'alimentazione pranica. Pranic nourishment. È in voi. Is in you. Perché l'anima è già pranica. Because your soul is already pranic. Mi piace dire è prana. I like to say it's prana. È energia pura. It's pure energy. Che circola costantemente nel qui e ora. That flows always in the here and now. C'è gente che vive l'illusione di non essere a contatto con la propria anima. There are people that living the illusion of not being, of never being in contact with their soul. E non si rende conto che il corpo fisico non riuscirebbe a muoversi senza la presenza dell'anima. And they don't know that the physical body wouldn't even move an inch without the presence of that soul. Comprendete? Do you understand? Che voi siete già unione nel qui e ora. That you already union in the here and now. E se assaporate questa unione. And if you like this union. Potete essere solo in unione col tutto. You can only be union with the whole. Avete qualche domanda? Do you have any questions? Qualora voi vogliate. So in the moment you want. Assaporare il vostro silenzio. Taste your silence. Preferisco sentire voci. I prefer to listen to voices. Che dicono. That say. Amo il mio silenzio. I love my silence. Non abbiamo problemi della telecamera. We don't have problems with the video. Quello che vi volevamo dire a voi. What we wanted to say to you. Piccolo gruppo. Small group. È stato già comunicato. Has been already communicated. Quando voi lascerete che le cose si compino intorno a voi. When you will leave the things happening around you. Senza paura. Without fear. Siete liberi. You will be free. Vi potete sedere qua. You will be able to sit here. E dire mi vuoi divertire a filmare il film. Saying, oh, you want to register me? Register me. Ma se io sento che è inutile. But if I feel it's a bit no use. Succederà un qualcosa. Something will happen. Che interromperà il filmato prima. That will stop the video first. Comprendete? Do you understand? Così è tutta la vita. So, like this is life. Quando noi diciamo che è inutile fare. When we say it's useless to do. Voi umani dovete toccare con mano cos'è il fare. You humans, you must first touch with your hands what it
it means to do. E poi arriverete da noi. And then you will come to us. E direte, adesso ho capito. Now I understood. Oh, avevi ragione. You were right. Proprio come fanno i figli coi genitori alle volte. Exactly like the kids do with the parents. Ma è solo sometimes. Una questione di esperienza. And it's only a matter of experience. Meravigliose creature. Marvelous creatures. Andrete diretti all'obiettivo ormai. Now you will go directly to the objective. Senza sofferenza. To the goal, without suffering. Perché avete l'unico piacere. Because you have the only pleasure. Di dirvi. To say to yourself. Sono così stanco di quello che sono stato fino ad oggi. I'm so tired that what I've been up to now. Che adesso voglio scoprire cosa significa questa piccola frase. Now I want to learn and I want to discover what this small phrase means. Amo me stesso. I love myself. E qualcosa succederà. And something will happen. È meglio passare 6 mesi a mangiare, Peter. It's better to eat for 6 months. In pieno stato di libertà. In full state of freedom. Come quel bambino che voleva giocare anche col cibo. Like this kid that wanted to play with food. Mantenendo sempre in cuore il mio obiettivo. But still always keeping the goal in your heart. Che raggiungo quell'obiettivo con più facilità. That then it will be easier to get to the goal. E allora prima avrete un piatto di pasta colossale all'inizio. So first at the beginning you will have a huge pasta portion. Ma quello che vi dico io, ma assaporatela questa pasta invece che ingurgitarla come se non aveste mangiato da un'eternità. But what I say is like, instead of gobbling up, taste it. Penso che sia una cosa ovvia, no? I think it's obvious, no? Vedo questa composizione, questi colori, ma me li voglio assaporare anche con la vista? I see these compositions, this color, I can even feed only with my eyes. Entro in comunione con i profumi. I enter in communion with the perfumes, with the flavors. Quello che vi diciamo è mandate prana in una maniera o nell'altra anche a questo cibo. What we are saying to you is send prana to that food. Per varie questioni. For different reasons. E poi vi lasciamo andare a riposare. And then we're going to let you go to rest. Mandare prana al cibo. To send prana to the food. E mandare energia vitale a un elemento che magari è stato cucinato. It's to send vital energy. E ricordarsi che siete in un processo di unione. It's to remember that you are in a process of union. E vai a rivitalizzare un elemento. And you're going to revitalize an element. Che comunque ha vissuto anche altri ambienti e altre persone. That has lived other environments and other people. Abbiamo scelto il piatto di pasta perché siamo in Italia. We've chosen the pasta dish because we're in Italy. Ma pensate a chi ha seminato quel grano. But think to the people that have grown the finito. I don't know the words for that. A chi ha seminato, a chi ha raccolto, a chi ha lavorato. Who has worked the food, who has gathered the food. E questo alimento ha assorbito tutto. And that food has absorbed everything, all of it. Allora mandate amore. So send love. E questo cibo che entra in voi. And this food that gets into you. Emanerà energia soave. Come? Emanerà energia soave. No. Sai che ce la fai. Emanate. Yeah, will emanate energy. In mondi particolari. It was the other word. I didn't know. In special worlds.
Abbiate fede. Have confidence. E vivetevi così. And live yourself like that. Sarete in comunicazione. You will be in communication. Col tutto ciò che è in quell'istante. With everything that is in that instant. Pensate a quanto vivere con l'orologio avete passato. Just think about how much time you've lived with your watch. E anche solo il fatto che voi vi diciate: ora mi fermo e sto qua anche tre ore con questo piatto davanti. And to say, oh, I just can be here now and with this dish like 3 hours and I can just look at it. Può essere che in 3 giorni diventiate sazi. Maybe in 3 days you will become full of fullness. Perché vi colmereste così di amore. Because you will be full of love. Di presenza. Of presence. Che vi basterebbe uno sguardo. That just a glance would be enough. Per dire io sono colui che è. Just to say that I'm already the one who must be. È cosa sana. It's something very healthy. Siamo stati un po' ironici. We were a bit ironic. Perché state terminando un processo pranico. Because you are ending a pranic process. E noi siamo stati diversi. And we have been different. Nel parlarvi di come approcciarvi col cibo solido. In talking about how to approach solid food. Invece di dirvi non mangiate più. Instead of saying don't eat again. Noi vi diciamo amate voi stessi e nutritevi con tutti i vostri sensi. We say to yourself love yourself and feed and nourish with all your sense. E poi vedremo. And then we'll see. Vi lasciamo andare a riposare. Now we let yourself rest, go to rest. E ricordatevi sempre. And remember always. Di vivere. To live. Senza prendervi sul serio. Without taking you too much on serious. Di solito vi ringraziamo quando terminiamo le canalizzazioni. Usually we thank you before ending the channeling. Ma voglio sentire il vostro grazie. But I want to hear your special thanks. Proprio pronunciatelo a voce alta. To pronounce it with your voice. Ma per favore fatelo vibrare nelle vostre cellule. But please make it vibrate in your cells. Nel qui e ora pronunciate thank you. The here and now pronounce thank you. 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 Nel mio silenzio vi saluto. In my silence I salute you. E passo dopo passo. And step after step. Sarete in grado di compiere il più bel volo in voi. You will be able to accomplish the best fly in yourself. E così è. And that's it.